passo direttamente la palla per le conclusioni all'assessore Manichedda. Buonasera, io non credo di avere le risposte che mi metto in piedi. Se non riesco a farlo. Sì. Io non credo di avere tutte le risposte che il dibattito di stasera pretende, perché non ho il potere per dare queste risposte. Siccome non ho mai detto bugie, rispondo a ciò che penso si possa risolvere a breve e do il perimetro, secondo me, dei problemi che noi dovremmo risolvere. Poi alla fine parliamo di Marcomè. Il tema della burocrazia è un tema che noi dobbiamo affrontare con la consapevolezza di dove sono i poteri che governano la burocrazia. Se non abbiamo questo quadro, che è di semplificazione rispetto a ciò che vediamo quando andiamo nell'ufficio pubblico. Nell'ufficio pubblico lo Stato, la Regione, il Comune si presentano attraverso un funzionario, un modulo, una procedura. Ma ciò che sta a monte di ciò che noi incontriamo, che cos'è? Se non abbiamo chiaro questo, noi non sappiamo come cambiare la realtà, perché dibattiti come questo hanno un senso se si ha un'idea di come cambiare la realtà. Ma com'era una tradizione di non fare politica per descrivere la realtà, ma com'era una tradizione perché il dibattito politico di Macomera è sempre stato orientato a come modificare la realtà, quella realtà che non va bene. Allora, il primo punto è: la burocrazia nasce con lo Stato. La burocrazia nasce fine 600, ma soprattutto fine 700, quando sono nate le grandi organizzazioni di Stato. Perché burocrazia è ufficio del potere? Perché nascono grandi poteri centrali che centralizzano le procedure. Il paradosso è che quando è nata la burocrazia, quando è nato il grande codice napoleonico e quant'altro, paradossalmente i cittadini chiedevano burocrazia, perché era la procedura che li emancipava dai potentati locali, dal disordine del diritto locale. L'ordine messo dalle grandi organizzazioni statali era quello richiesto dalla borghesia produttiva, che diceva: voglio ordine dappertutto, voglio per esempio un orario europeo. Sapete, quando soltanto verso l'Ottocento tutto il computo del tempo in Europa si è uniformato, ed è stata sono state le attività produttive che hanno richiesto questa uniformità. Poi accade qualcos'altro, noi ne facciamo anche le spese, no? Cioè si estende lo Stato sabaudo e noi ne facciamo le spese qua, perché la centralizzazione produce dei disastri. Noi in Sardegna abbiamo celebrato da poco il 28 aprile, sperimentiamo che la centralizzazione si accompagna spesso con corruzione. Centralizzare le burocrazie, cioè avere un potere lontano rappresentato attraverso le proprie articolazioni nei diversi territori, non garantisce diritto. Non garantisce diritto. Ed è da questa consapevolezza che nel dopoguerra cominciamo ad avere più amministrazioni: l'amministrazione dei comuni, l'amministrazione regionale, l'amministrazione dello Stato. Mi fermo un attimo per dire la prima cosa che dobbiamo risolvere. In Sardegna, come in Italia, la molteplicità delle amministrazioni, quattro amministrazioni, quella locale, quella dello Stato, quella regionale e quella europea, non possono stare contemporaneamente e diversamente. Perché lo Stato in Sardegna ha un'amministrazione diversa dalla regione? Perché tutte le amministrazioni non sono gestite dalla regione, dal comune? Vogliamo fare degli esempi? Nella procedura banale per una strada, cosa di cui mi sto occupando adesso, c'è un pezzo dell'amministrazione dello Stato, un potere enorme, la sovrintendenza archeologica. Le sovrintendenze, noi le incontriamo spesso. L'esempio del certificato antimafia.
l'esempio del Durk. Noi intrecciamo mille volte la diversa articolazione dello Stato. Questo significa tempo, questo significa costo. La proposta che noi abbiamo fatto, non da oggi, perché poi ci dimentichiamo che le proposte sono in campo da tanto tempo, la proposta che un modo di vedere la Sardegna come uno Stato ha messo in campo da tempo è che tutto ciò che è dello Stato viene esercitato in Sardegna dalla Regione. Tutto. Semplificherebbe molte cose. La procedura in campo nel Parlamento italiano è il contrario, perché la riforma del titolo V sta accentrando tutte le funzioni il più possibile nelle mani dello Stato. Questo sta accadendo. Allora, prima di tutto, dove stiamo noi? Nell'allegato alla legge di stabilità, nell'allegato alla legge di stabilità, allegato ambientale, noi, ecco, oggi le tecnologie consentono di leggere molto di ciò che accade in Parlamento. In Parlamento è in discussione l'allegato ambiente alla legge di stabilità. L'allegato ambiente, sapete che dice? Che il distretto idrografico della Sardegna, ciò che diceva il signore di Siniscola, cioè l'articolazione regionale che decide la compatibilità al PAI, bene, secondo l'allegato ambientale diventa un ufficio del governo nazionale. Chiaro? Ora, questo significherebbe che oltre al paesaggio, che è competenza esclusiva dello Stato, non è vero che concorrente ce l'hanno loro, sostanzialmente, adesso vorrebbero prendere anche il controllo del distretto idrografico, cioè di ciò che riguarda tutto l'assetto idrografico della Sardegna. Qual è la conseguenza burocratica? Secondo voi una semplificazione o una complicazione? Ed è giusto in questi tempi pensare che lo Stato è una garanzia. Adesso ve lo dico io cos'è lo Stato, una garanzia. Sapete gli 80 euro che da maggio troveranno in busta paga gli 80 gli italiani che hanno un determinato reddito? Quanto sono costati alla Sardegna nel 2014? 75 milioni di euro. Sostanzialmente gli 80 euro che daremo ai sardi in busta paga sono usciti dalle tasse dei sardi e stanno ritornando prelevati dalle compartecipazioni della Sardegna. Un giro conto. Questo è questa la lealtà di Stato che noi possiamo pensare possa risolvere la questione burocratica italiana? O vi devo ricordare cosa è successo nell'alluvione di Olbia? L'alluvione di Olbia l'abbiamo risolta noi, non chiedendo allo Stato di rispettare il suo ruolo, facendo. Lo Stato aveva promesso un sacco di soldi, 32 milioni c'erano, di cui 12 messi da noi più 10, 22, e 32 sono rimasti messi da noi, con una variante che nel patto di stabilità, nella legge di stabilità dello Stato del 2013, quella votata, la legge di stabilità 2014 votata nel dicembre 2013, nei commi che riguardano l'alluvione abbiamo che per la prima volta lo Stato italiano non ha riconosciuto indennizzi alle imprese travolte dalle alluvioni. La prima volta nella storia italiana. Non è successo la stessa cosa in Emilia-Romagna, e noi i soldi per reggere l'impatto delle imprese devastate non li abbiamo. Ma non ci consentono neanche di indebitarci per pagare. L'impresa di Orgosolo che stava facendo la diga di Cumbidanovo ha avuto tutti gli impianti portati via dall'acqua, tutti. L'imprenditore che si è suicidato a Rosé ha avuto l'impresa allagata due volte, ma nella legge dello Stato italiano è la prima volta che non ci sono indennizzi per le imprese. La prima. Allora, però nella norma che ci riguarda c'è una piccola norma che dice che si prenderanno 50 milioni dal Fondo di Sviluppo e Coesione del 2014, si spalmeranno su tutte le alluvioni d'Italia dal 2009 in poi. Quindi la nostra alluvione è stata una buona occasione per prelevare 50 milioni e spalmarle sulle altre.
Quale scegliamo tra la lealtà? La lealtà di prossimità dei nostri enti locali e della regione o scegliamo la lealtà di Stato? Questo è un tema politico che va messo in campo. Che va messo in campo. Che si deve decidere, guardate, in questi mesi. Perché non è la riforma del Senato semplicemente la riforma del Senato. È la riforma del Senato e del titolo quinto. E insieme a quella riforma c'è una nuova centralizzazione dei poteri dello Stato. Cosa volete fare? Cosa vogliamo fare? Quale burocrazia vogliamo scegliere? È vero ciò che si diceva sugli enti agricoli, verissimo. Ma dove ce l'hanno gli addetti, l'Emilia Romagna? Lo sa dove ce li hanno? Ce l'hanno nel loro ente pagatore, perché loro hanno un ente pagatore. La Sardegna non ha un ente pagatore, paga Agea. Paga Agea. E cosa comporta che paghi Agea nei ritardi dei pagamenti? Lo sa la Coldiretti. Lo sa la Coldiretti, stiamo parlando di pezzi di funzionamento dell'amministrazione pubblica. Chi scegliamo, lo Stato o noi? Visto che questa è una scelta di dopodomani. Di dopodomani. Cosa scegliamo? Noi siamo indenni da colpa? Assolutamente no. Assolutamente no. Io penso solo questo. Pensate che cos'è per una persona combattere con distretto idrografico, assessorato dell'ambiente, SAVI, cioè i procedure di autorizzazione ambientale. Certo, quello che diceva prima l'imprenditore, nessuno può risolvere il problema burocratico se il burocrate, cioè il funzionario, non ha buon senso. Però c'è un'altra variante di cui non si tiene conto, che è la variante giudiziaria. È la variante giudiziaria. Io sono assessore dei lavori pubblici, ho nel mio assessorato 4-5 funzionari con procedimenti penali in corso per atti da loro firmati, uno dei quali è coinvolto nella questione di Capoterra per omicidio colposo, per un'autorizzazione a valle dell'alveo che si allagò poi, cioè del punto dell'alluvione, quindi per un'operazione assolutamente di bordo. L'incriminazione e l'imputazione è omicidio colposo. Io devo portare in giunta nel prossimo mese l'aumento di capitale di Abbanoa, dentro il quale ci sono i 60 milioni di debiti di Abbanoa verso i fornitori, verso le imprese che hanno lavorato e non sono state liquidate. Lo devo fare a inchiesta giudiziaria aperta su Abbanoa. A inchiesta giudiziaria aperta. E dovrò stare attento a dimostrare che sto versando soldi pubblici in una società che non fallirà. Le questioni giudiziarie spesso determinano un atteggiamento molto noto nella cultura italiana, che è quello della scaricabarile. Io non voglio un problema che mi riguardi nella mia responsabilità, ne pongo un altro all'ufficio vicino, un altro all'altro ufficio ancora, un altro all'altro ufficio ancora. Questo succede. Io sono andato dal procuratore della Repubblica a dirglielo. Non le dico in pubblico, io gliel'ho detto. Quale tema, come risolviamo il tema? Il tema, cioè, della funzione di controllo sugli atti amministrativi, che determina una burocrazia parallela di garanzia, cosa che sta succedendo esattamente anche nelle ASL. Le ASL si assicurano contro il rischio dell'errore medico. Poi si scopre che l'assicurazione che sta assicurando il medico è in Moldavia, ha sede in Moldavia, e non lo sto dicendo per... è così. Quindi formalmente abbiamo tutta la procedura, sostanzialmente la procedura è monca. Avremmo potuto intervenire noi su questi temi? Certamente sì, certo che lo potevamo fare. Però il problema centrale, si dice, cosa vuol fare questo governo regionale? Nel programma elettorale è stata accolta una nostra impostazione.
che è quella che diceva il Presidente della Coldiretti. Noi diciamo, riformiamo la 1 del 77, dicendo che la Regione non si organizza più per assessorati, si organizza per direzioni generali, e poi il Presidente monta le deleghe, cioè costruisce, come fa il Sindaco, ok? Io sono sicuro che appena presentiamo il disegno di legge scoppia un putiferio in Sardegna, perché dietro l'organizzazione amministrativa della Sardegna c'è anche ci sono abitudini, comodità consolidate, per cui verremo fermati su questo. Appena toccheremo le agenzie agricole, verremo fermati. Perché io ho ancora in testa cosa mi accadde quando riformammo il FITQ. Io ce l'ho ancora in testa e so cosa significa in questi giorni quando ho detto sono troppi i dirigenti di area. Area ha un rapporto, un dirigente ogni 10, 180 dipendenti, 10 dirigenti, no? Perché? Perché ha ereditato lo IACP, che era organizzato per distretti. Vogliamo semplificare le questioni di area, cioè dell'edilizia pubblica residenziale, non ci servono gli 8 distretti, 4 distretti dello IACP, ci servono strutture efficienti nella manutenzione, no? È una grande centrale d'appalti che funzioni molto bene. Cosa succede appena dovessimo dire accorpiamo Nuoro e Oristano come direzioni e portiamo i servizi, centralizziamo un po' i servizi? Cosa succede? Pensiamo che passi liscia una cosa del genere? Nella pubblica amministrazione in Sardegna si è fatto welfare. Metterci mano vuol dire toccare abitudini. Noi questa determinazione, con garbo, riformando le cose, per carità, l'abbiamo. Ma sappiamo che non è semplice. Non è per niente semplice. Come non è semplice cogliere il nesso tra sviluppo e semplificazione burocratica? Non lo è per niente, perché semplificare questo processo vuol dire ridurre la concertazione. Questo vuol dire. Ciò che diceva l'imprenditore prima, che dice io voglio venire in Sardegna, no? Devo poter andare in un ufficio e aprire la fabbrica, come succede in Svizzera. Perché non prova a farlo in Sardegna, che un attimo dopo ci sono 12 tavoli politici su cui ragionare? 12 almeno. Io sto vedendo delle cose incredibili. Io ho cercato di pensare come potrebbe essere risolto il problema centrale che oggi ci affligge, cioè l'aumento della produzione della ricchezza. Noi abbiamo bisogno di manifatturiero, dobbiamo produrre senza consumare territorio. Io ho incontrato l'ANCE, ho incontrato i piccoli imprenditori dell'edilizia e ho detto loro, secondo me dobbiamo recuperare, non costruire ex novo. Dobbiamo recuperare. L'abbiamo detto. Però dico, se un imprenditore viene e chiede tutto questo, ma quando poi scopre che dinanzi a proposte come rilanciamo il manifatturiero, ci troviamo a tenere le fabbriche bloccate sui buoni pasto di questi tempi. O su altri tempi. Bene. Che facciamo? La colpa è sempre degli altri. È sempre degli altri. O altro. Prima di venire a Macomer, che vorrei dire due cose. Gli appalti. Noi faremo una legge sugli appalti. Ricordandoci la legge 5 del 2007, con cui tentammo di canalizzare tutta l'offerta di appalti verso le imprese locali, verso le imprese della Sardegna. Venne cassata in tutti i modi dalla Corte Costituzionale, anche a ragione. Cosa stiamo preparando? Stiamo preparando una legge sugli appalti e tutta una serie di atti collegati che per esempio prevedano una premialità per chi si iscrive a un registro della solidarietà civile, cioè l'impresa che pulisce l'alveo di Macomer, che non ha bisogno di argini, ma dico l'alveo di Quarto, di Decimo Mannu, e lo fa gratuitamente come molte imprese hanno fatto a Olbia, acquisisce una premialità nei bandi della regione. Siccome non può essere l'impresa romana che viene a fare la Sassari Olbia,
no? Ad avere la prontezza della solidarietà, allora probabilmente questo schema funziona. In giunta abbiamo bloccato la convenzione con un consorzio nazionale tipo il CONAI, perché di riuso dei cartoni e della carta, perché abbiamo detto c'è un consorzio sardo a cui noi potremo tentare di far riferimento, no? Nel protocollo abbiamo inserito di fatto i chilometri zero, cioè la premialità per l'impresa che è più prossima al luogo di produzione del rifiuto. E i temi ambientali sono utilizzabili per lasciare ricchezza nel territorio. È tutto da costruire. Io credo entro giugno porteremo la legge in giunta, poi ci penserà il Consiglio. Tutta l'esperienza burocratica della Sardegna è da buttare a mare. Vi faccio un esempio. Quando la Regione Sardegna è stata commissaria della Sassari Olbia, in 2 anni sono stati appaltati, cioè appaltati 11 lotti della Sassari Olbia. 11. L'ANAS ha gli appalti della 131 e non vi devo dire altro, gestiti direttamente da loro. Ci sono buone pratiche, forse ce ne sono qualcuna. L'idea della struttura di missione è buona, l'idea di utilizzare meglio le conferenze di servizio, ma non possiamo ridurre i tempi previsti per la valutazione di impatto ambientale, perché le decide il governo, non io. O i tempi di pubblicazione, non io. O i tempi per i ricorsi, non io. È un problema di Parlamento italiano. È possibile rendere più competenti i funzionari regionali? Sì, questo è un tema. La formazione dei funzionari regionali è decisiva, è decisiva. Non sempre chi è interfaccia della gente è capace quanto dovrebbe esserlo. Non sempre. Riusciremo a dare una risposta? Io credo che ci sia un'attesa eccessiva su di noi, perché la crisi della Sardegna non è risolvibile monarchicamente, cioè il governo prende, muove una pedina e si muove tutto. La realtà è che la Sardegna è disordinata. Io mi sto occupando dell'acqua. Se vi dovessi raccontare che cosa intercetta una goccia d'acqua quando scende in una diga e poi va a un consorzio di bonifica, oppure va a un consorzio industriale, poi va a un utente civile, e quanti enti ci sono in questa strada, vi racconterei una storia di costi e di persone che ci lavorano anche, e di competenze sovrapposte, incidenti tra di loro. La Sardegna è disordinata. I testi unici di cui si parla non sono un'operazione accademica, è decidere chi deve decidere e che cosa deve fare chi in maniera tale che il cittadino lo possa controllare. Siamo così sicuri che bastano assessori volenterosi? Io sono sicuro di no. Io sono sicuro che le riforme porteranno a scioperi, porteranno a tensioni, porteranno a mille altre cose, perché siamo abituati a questo circuito. Questo sistema, se la Repubblica Italiana potesse stampare ancora moneta lira, non verrebbe contestato. È la difficoltà economica che sta facendo emergere quanto è malato. Ma se ci mettiamo mano, in quanti siamo? Io non sono così sicuro del consenso intorno a questa cosa. Però noi lo faremo. Lo faremo, sia gli sportelli unici, sia l'omogenizzazione delle procedure. Chiaramente a pezzi, perché l'elefante si mangia a morsi. Se lo mangiamo tutti insieme, non facciamo nulla. Ma com'è? Io ho sentito cose molto severe, penso anche forse accuse nei miei confronti, ma le prendo tutte, non è un problema. Penso una cosa, che questo territorio ha qualche battaglia da fare. Primo, tenersi i soldi dell'accordo di programma. Primo, le giacenze vanno rimodulate? Non si vuole la procedura del contributo in conto capitale alle imprese, si preferisce il de minimis, si preferisce il prestito d'onore? Bene,
Se si dice devi rimodulare, si gioca una partita attiva. Se si dice prendiamo e buttiamo tutto, si gioca una partita che porta 6 milioni di euro ad andarsene. Si scelga cosa si vuol fare. Io sono per rimodulare quello che c'è da rimodulare. Sono stati fatti errori nella procedura della regione? Certamente sì. Certamente sì. Il sottoscritto non rivolge la parola almeno a due funzionari, altri funzionari regionali. Certamente sì. È una responsabilità morale di chi ha inventato l'accordo di programma, io, va bene, addebitatemela. Però questo territorio ha in campo un'idea. L'idea è: non chiudiamo Ottana perché ci sono 40 esuberi, dov'è Michele Corda? Eccolo qua. Ma prima che facesse male la Fornero gli esodati, noi abbiamo fatto l'esodo per i 40 del consorzio industriale e abbiamo salvato quel nucleo con una legge che ha accompagnato i lavoratori e li ha tolti dal peso delle imprese, che gravava sulle imprese. Quell'azienda, Ottana, ha ancora un polo chimico che è in difficoltà e un polo elettrico. Sembra che abbi che non sia del territorio, sia di Torino. A settembre il Ministero può tentare di togliere l'essenzialità alla centrale di Ottana. La stiamo a guardare, lottiamo, che facciamo? Io non vedo segnali. Io devo incontrare Enel, come, perché una cosa è certa, è che l'idroelettrico ce lo prendiamo noi. L'idroelettrico della Sardegna ce lo prendiamo noi. L'Enel, quando ha saputo che io ero assessore dei lavori pubblici, insomma, si è informata. Come mai un nemico dell'Enel? Io non sono un nemico di nessuno. Però è vero che io la battaglia l'ho fatta duramente con Terna e con l'Enel su Ottana. Non la posso più fare io da solo. O decidiamo di salvarlo o non decidiamo. Bisogna scendere tutti in campo. Bene. Non per il carbone. Non per il carbone. Ma per il gas sì. E mi devi dare il tempo di cambiare. Mi devi dare il tempo. Non usarlo come pretesto per chiudermi. A Ottana però abbiamo investito più di un milione e mezzo di euro per far sì che chi veniva espulso dal sistema del lavoro lavorasse a rimettere a posto un paese dove non c'era un albero. E così a Bolotana, e così a Macomer. Perché? Perché pensiamo che l'ambiente sia una risorsa su cui questo territorio deve investire. Non è visione questa, la si qualifichi come si vuole, però forse è una visione di tenere in piedi il manifatturiero e sviluppare l'ambiente, svilupparlo, no? Non abbiamo creduto nell'agroalimentare in Sardegna? Quando ero un fresco consigliere regionale, più giovane di come sono adesso, perché le cose fanno invecchiare e anche qualche dispiacere, l'onorevole Forma può essere testimone. Io dissi: ma perché si macellano il 35% delle carni a Macomer e noi non trasformiamo le carni? Adesso si trasformano le carni. Abbiamo difeso il polo agroalimentare di Macomer, duramente l'abbiamo difeso, perché si integra con l'ambiente. Allora la visione è agroalimentare, tenere in piedi il manifatturiero, sviluppare l'ambiente, far diventare questo territorio un territorio di servizi. La RSA Macomer, per esempio, è una visione, non è una visione, però è un'eredità. Però è un'eredità. Il polo tecnico professionale è un'eredità. Il rilancio della linea per Nuoro è un'eredità. Il rientro dei pullman a Macomer è un'eredità. Prima passavano 631. Centrale, ma com'era centralissimo? Ma centrale nel senso che proprio adesso ci entrano. È sbagliato, però è un'eredità di chi ha fatto. Chi fa sbaglia, non vi è dubbio. Chi fa sbaglia, però è stato fatto. I piani di sviluppo locale di cui parlava il signore prima, per Siniscola. Io sono, l'altro giorno presiedevo l'autorità di bacino. L'altro giorno presiedevo l'autorità di bacino. C'era il problema, burocratico. Il perimetro delle alluvioni.
I comuni hanno comunicato il perimetro degli alluvioni. Sa cosa succede, dottoressa Fassati, quando un comune perimetra gli alluvioni? Che all'interno di quel perimetro non si fa più nulla, eh? Non si fa più nulla. Ed è giusto che sia così, perché se c'è stata una volta, poi succedono le cose che nessuno di noi vuole che succedano. Il problema qual era? Io mi sono premurato, ho detto, chi ha proposto questo perimetro? Non può essere la regione. La perimetrazione l'hanno fatta i comuni. I comuni. Ci sono errori nel PAI? Secondo me sì. Secondo me sì. Ma se dovesse accadere che invece l'errore l'ha fatto il consorzio industriale, io non posso rimediare, cioè non so se rendo l'idea, se non con una legge che indennizzi lei perché si deve spostare. È chiaro? Io non ho il potere. Il politico non è la Madonna, eh? No, il politico deve rispettare le leggi. Cosa faccio? Io l'unica cosa che posso fare, se altri hanno fatto un errore e lei non gli vuol far danno, è indennizzare questa gente perché si sposti. E non ho i soldi per farlo. Questo è il disordine che c'è dietro la crisi burocratica della Sardegna. Un grande disordine. Non sono convinto che si abbia la struttura di consenso adeguata per modificarlo in profondità. Noi ci proveremo. Grazie. Grazie all'onorevole Panno Malcheda, che è stato sincero, insomma, ci ha detto che effettivamente non tutto può essere risolto. Ma noi, se voi non risolvete tutto, sappiamo che non potete risolvere tutto. Probabilmente però i sardi, la cosa che vi chiedono i sardi è quella di provare a modificare qualcosa, nel senso di provare a dare una risposta alle persone che stanno soffrendo di più. Se poi i diritti di persone che stanno soffrendo di diritti, se poi alcune cose delle persone che stanno soffrendo di meno vengono toccate, si paga il conto, però le riforme si devono fare. Forse quando lei parlava di produttività, mi scusi assessore, magari poi bisognerebbe iniziare anche ad avere anche una visione politica diversa su questo discorso, e mi spiego. Abbiamo tantissimi soldi dello Stato investiti in cantieri comunali che non producono nulla, abbiamo cassa integrazione, abbiamo... perché lo Stato o la Regione non destinano quelle risorse? Mi risponde. Sì, sì. Cioè, che pensate che noi non ci confrontiamo? Noi ci confrontiamo ogni anno, ogni mese, ogni giorno e andiamo alle elezioni. La cassa integrazione lo Stato non la paga. Siamo sotto di 254 milioni e non ce li vogliono dare i soldi. Li vogliono che li mettiamo noi. In più ci dicono 2 miliardi e 100 massimo di spesa. Non hanno impugnato la norma che consentiva di tenere fuori dal patto 400 milioni del fondo unico. Non l'hanno impugnata, sono in ritardo. Noi volevamo tenerlo fuori nuovamente per trasferire 400 milioni. Il ragioniere dello Stato ci ha diffidato a farli. I cantieri comunali, il governo italiano li ha dichiarati, non li ha messi dentro la legge che carica il personale assunto a tempo determinato nella pianta organica del comune. Praticamente ha impedito ai comuni di caricarsi. E sa che cosa abbiamo scoperto? Che la Puglia è in deroga. Perché? Perché c'ha parlamentari che fanno gli emendamenti. Che fanno gli emendamenti. Guardi, la cassa integrazione non esiste più. La cassa integrazione non esiste più. Abbiamo messo 52 milioni noi su leggi dello Stato, sbloccate avantieri. Noi non ci sono più quei soldi. Scordiamoceli. Non solo, lo Stato ogni tanto. Sa cosa è successo? Bisogna dirci, cioè siamo tra pochi anche. Conferenza delle regioni, voi pensate che sia una confraternita? È un luogo dove ci si prende a testate. Perché? Perché non c'è più una lira. Quindi vince la regione che sa fare meglio lobbying. Lobbying. Voglio vedere come va a finire l'alluvione nelle Marche. Io sono curioso. Il problema è serio.
ed è grande. Non è vero che c'è la... guardate, ci sono cose che noi dobbiamo correggere, è vero che molte cose, ma comportano sacrifici, disciplina, un cambio di passo, cultura, decisione, capacità di difesa e competizione. L'Italia non è la nostra madre, è la nostra matrigna, e bisogna attrezzarsi a combattere con l'Italia, ma attrezzarsi seriamente. L'Italia impedisce i cantieri comunali. Io sono un teorico dei cantieri comunali, li avevo rimessi in finanziaria io, i cantieri verdi li ho fatti io. Adesso il governo italiano li ha fulminati.